Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Nightwood. Ebbene signori, finalmente sono riuscito a completare questo percorso ed eccoci di fronte al boss finale. Lo andremo ad affrontare insieme, adesso vi farò vedere anche un attimino come sono combinato con l'equipaggiamento, quindi prepariamoci, non ho ancora provato lo stage, quindi non so cosa andremo incontro. Sì vabbè, lei l'ho mandata nel santuario, però già ha finito, quindi possiamo ritirarla tranquillamente. Dovrebbe essere un normalissimo cavaliere, quindi non dovrebbe essere nulla di che. L'equipaggiamento che ho dietro attualmente è questo, ho praticamente tutto al massimo tranne le gambe che ancora stanno a livello 40. Sto cercando anche di ottenere un'arma unica, però ci vuole parecchio tempo, parecchie risorse e parecchie monete d'oro. Come pozione mi sto portando le pozioni di rigenerazione migliorata, penso bastino, potrei portarmi anche quelle di rigenerazione maggiore, ma credo bastino anche queste qua di rigenerazione migliorata. E invece, come l'Elisir, ci stiamo portando dietro l'Elisir di rapidità migliorato. Potremmo portarci l'Elisir di potere maggiore, ma secondo me questo qua della rapidità potrebbe tornarmi parecchio utile. Il nostro equipaggiamento ci fornisce un'armatura di 26.500 ed abbiamo 8.700 PV. Credo siano sufficienti per affrontare questo stage, anche perché la preparazione siamo più o meno nell'azzurro, siamo più o meno a metà, non dovrebbe essere nulla di complicato. Come eroi continuo a portarmi sempre dietro Tristan e Titania, che sono davvero i migliori, almeno per quanto riguarda le cure, e direi di partire. Non vedo l'ora di scoprire che cosa succede. Stiamo arrivando di corsa, sono tutti morti, sono vivi, cosa è successo? Ecco, lo sapevo, li ha distrutti tutti quanti. Addirittura, ma non si fanno ste cose. Patetici, nessuno di voi è degno di essere chiamato cavaliere. E questo? Un cavaliere che segue le orme dei suoi superiori verso il fallimento? Superiori cosa? Li ho sconfitti tutti e adesso sconfiggeremo anche te. Bene, giusto in tempo. Tra pochi istanti il portale si aprirà e passerai prima degli altri alla resa dei conti finale. In che senso, mi scusi? Mi spiace, abbiamo fallito. Una volta aperto il portale non potremmo più fare nulla. Eravate 4 contro 1, fate assolutamente schifo. Un attimo, il guanto! Sì, potrebbe funzionare! Se così, il resto dipenderà da te. Sei in grado di sconfiggere Kranon, lo so! Diventa un Super Saiyan? Ah, proprio gli ho dato un pugnetto. Mi scusi, che succede? Se lo sta attirando il portale. È a posto. Dunque? Sì, nel senso, che è successo? È tipo un buco nero. Quel pazzo ha destabilizzato il portale. Chissà dove conduce ora. Ma non importa. Può essere riparato. Ma non appena mi sarò liberato dall'ultimo parassita. Guardi che noi siamo più prepotenti di quello che immagina. Adesso moriremo male. Immagino che sia un po' come tutti gli altri cavalieri, quindi non dovrebbe essere nulla di che, giusto? Quindi una volta che gli togliamo pure l'armatura, dovrebbe essere anche abbastanza fattibile gestirlo. Abbiamo una spada abbastanza forte. Avrei preferito arrivare qua con un'arma unica, ma ripeto, ci vogliono un fottio di risorse. La sto preparando, sto cercando di ottenere tutto quello che serve. Però ci vuole parecchio tempo, tanto tempo. E io andrei di Titania, onestamente, così ci curiamo dal danno che ci ha fatto, ci mettiamo la protezione. Prossimo turno attiviamo anche i buff di Titania e gli facciamo più danno. Non ci fai assolutamente nulla, abbiamo una resistenza elevatissima. Gli stage con i mostri, vi ripeto, sono assolutamente più complicati. Superare gli stage contro i cavalieri, contro i boss, mi sembra alquanto semplice. Ed è un peccato secondo me, perché dovrebbero renderli un attimino più complicati a mio parere. Non è possibile che gli stage con i mostri sono più complicati, più difficili da superare rispetto agli stage contro i cavalieri. Adesso io avrò parlato troppo presto, lui ci spaccherà decisamente a metà. Titania, mi curi, riattivi la protezione e continuiamo a fargli danno.
Siamo praticamente full vita, full armatura, full tutto. Facciamogli danno con la spadina. Dopodiché, prossimo turno, nuovamente i poteri di Titania. E lo massacriamo. Certo, questa è la prima fase di 3. Dobbiamo vedere gli eroi che evoca e che cosa sono in grado di fare. Ha finito? Forse con questo turno lo riusciamo a eliminare, vediamo. Peccato, gli è rimasto uno sputo di vita. Vabbè dai, un altro colpetto lo eliminiamo. Non voglio utilizzare il potere di Tristan perché magari mi serve dopo. Quindi teniamocelo bello carico. Drakenson è stato un ottimo maestro, ma questo non basterà a salvarti. Guarda, ho sconfitto eroi e demoni, costringendoti ad obbedirmi al richiamo del mio guanto. Tu e i tuoi deboli alleati non siete nulla in confronto al potere che possiedo. Guarda, finora i tuoi attacchi non mi hanno fatto assolutamente nulla, non hai più l'armatura come tutti gli altri, quindi io continuo ad attaccare così. Probabilmente ha più PV rispetto a prima perché gli ho fatto quasi nulla, ma non è affatto un problema. Beh, ha caricato la furia, quindi il prossimo attacco potrebbe essere un attimino più problematico. Faccio così e carico la furia anch'io perché vorrei curarmi nel caso, non so quanti danni mi possa fare. Vi ricordo che comunque abbiamo le pozioni, quindi non è affatto un problema. Vorrei superarlo senza pozioni come ho fatto con gli altri cavalieri, ma vediamo un attimino. Mi avveleni? Mi infligge la debolezza? Ok, questo ha fatto male. Questo ha fatto parecchio male. Interessante, perché giustamente attacca direttamente i PV, sto maledetto. Interessante come cosa. Titania, per favore, mi aiuti perché ho parlato forse troppo presto. Siamo sì full vita, però mi conviene attaccare col pugnetto, ragazzi, perché sennò qua siamo fritti. Devo caricare la furia per stare al passo con Titania. E lui per questo turno non l'ha caricata, ma sicuramente al prossimo la carica e mi attaccherà nuovamente con quell'attacco, quindi cerchiamo di proteggerci. Adesso mi andrà a inserire anche la debolezza. Mi ha inserito il veleno e mi fa un botto di danno con questo attacco, quasi 6.000 punti di danno. Maledizione. E toglie pure i vari potenziamenti. Ok. Vabbè, il veleno non è un problema. Io onestamente farei così con lei. Sì, perlomeno abbiamo anche i rigene. Facciamo così. Andiamo ad attivare i suoi buff. Mi ha inserito la debolezza? Per caso? No, non abbiamo la debolezza, quindi Tristan magari per il momento me lo conservo, tanto l'importante è che stiamo full vita. E devo dire che lui è più tosto rispetto agli altri. Ecco, però quel veleno potrebbe essere effettivamente un problema. Non ha caricato la furia, quindi ne approfitto. Mi tolgo il veleno. Così cerchiamo di caricare un pochettino. A metà vita, dai. Ok, mi ha dissipato i potenziamenti, sta reiniziando a caricare un po' di furia, però fin quando non la carica completamente, per me va bene. Faccio così, tanto ho ancora tutta la vita, quindi posso resistere, lui non ha caricato la furia, quindi va bene, dai Titania, curami. Devo vedere poi l'altro eroe che cosa fa, perché immagino che nella prossima fase andrà a utilizzare solamente l'altro eroe, come tutti gli altri cavalieri. Adesso ci attaccherà sicuramente con il suo eroe, immagino. Giusto? No, non è riuscito a caricare la furia. Cioè, l'ha caricata adesso,
Però la utilizzerà al prossimo turno. Quindi facciamo così. E abbiamo la furia carica pure noi. Ci ha inserito il veleno, spero che non mi uccida con il veleno. Maledizione! Maledizione, dobbiamo restare full vita allora. D'accordo, ok, riproviamo. A questo punto, ragazzi, non voglio rischiare, quindi mi porto la pozione di rigenerazione maggiore e l'elisir di potere maggiore. Così nel caso abbiamo tutti i potenziamenti, possiamo toglierci tutti i debuff che vogliamo, abbiamo la cura, stiamo a posto per un paio di turni. Ok, dai, prima fase superata senza difficoltà, seconda fase ci troviamo con la furia carica, quindi aspettiamo che lui ci attacchi con il potere del suo eroe per poi andare a utilizzare pure la nostra furia così da recuperarci grazie al potere di Titania. E direi di attaccarlo malamente adesso con gli attacchi fisici. Carichiamo il potere di Tristan, che ci serve assolutamente. Stiamo attenti a mantenere la protezione perché ho il timore che senza protezione. Ecco, ci ha avvelenato. Maledizione. Devo togliermi assolutamente sto veleno. Senza protezione ho il timore che riesca ad eliminarci con un singolo attacco, perché prima siamo sempre stati con la protezione. Facciamo così. Non dovrebbe eliminarci. Abbiamo la protezione, quindi non abbiamo il veleno. Dovremmo stare abbastanza tranquilli, giusto? Ok, mi ha inserito la debolezza. Non è un problema. Non è affatto un problema. Più che altro, lui adesso sì, vabbè, ci ha dissipato i poteri. Adesso con Titania noi facciamo così. Ci curiamo. Andiamo ad attivare il potere di Titania. Questo turno mi sa che sarà praticamente solo cure. Vado a utilizzare questo così ho quel potere carico. Mi tolgo il debuff che mi ha inserito. Spero che non mi inserisca il veleno perché sennò siamo fritti. E mi ha inserito il veleno. A posto, a posto. Il veleno non ci voleva. Però abbiamo la protezione. Abbiamo la protezione, quindi ok. Abbiamo il regene. Continuiamo ad attaccare, dai, facciamogli danno. Vediamo come va. Quanto danno mi ha fatto col veleno? Siamo morti! E allora, ragazzi, sto optando per la pozione di vitalità maggiore, così nel caso ci inserisca il veleno riusciamo a curarci. Mentre come Elisir ho rimesso l'Elisir di rapidità migliorato, così riusciamo perlomeno ad avere qualche turno in più per attaccare. Vediamo come va, vediamo se riusciamo in questo modo ad eliminarlo. Ho parlato troppo presto, è tostissimo. Adesso ho capito perché gli altri sono morti. Sto anche vedendo l'altro eroe che cosa fa ed infligge 4000 punti danno a un nemico nella fila posteriore e va ad inserire rigenerazione, quindi è davvero forte questo eroe, perlomeno nelle sue mani. E come mix esplosivo, quindi l'attacco quello là della furia, va a infliggere 6.000-7.000 punti danno e va a inserire il veleno che infligge 1.000 punti danno ai PV. Ma non dovrebbe attaccare direttamente i PV, giusto? Quindi dovrebbe essere un attimino più fattibile, si spera. Ok, riproviamo nuovamente. Allora, Titania, Titania mi inserisca i suoi buff. Non so se utilizzarli direttamente adesso, gli elisir di rapidità. Potrebbero tornarmi parecchio utili utilizzarli adesso, però vediamo un attimino, per il momento continuiamo così. Maledizione, mi ha inserito il veleno. Vabbè, posso rimuoverlo abbastanza tranquillamente il veleno, quindi non dovrebbe essere un problema. Facciamo così, ci togliamo il veleno. E continuiamo ad attaccare. Continuiamo ad attaccare. Adesso lui ci attacca con il potere del suo eroe, facendoci un botto di danni. Poi ci dissipa i potenziamenti. Fortunatamente fa così, perché se attaccava prima con il potere del suo eroe, ci andava a dissipare prima i potenziamenti. E là erano cazzi. Quindi ottimo. Non ci ha fatto neanche tanto danno stavolta. Non riesco a capire perché a volte ci fa un danno della Madonna e altre volte assolutamente nulla. Comunque, Titania, protezione.
ricarichiamo i nostri PV praticamente. Adesso mi vado ad inserire rigenerazione. E per sto turno dovremmo stare tranquilli. Adesso vediamo se mi inserisce il veleno o meno. Sì, mi inserisce il veleno. Ecco, il veleno ce lo dobbiamo tipo rimuovere subito. E per rimuovere il veleno io farei tipo una cosa del genere. 2, 3, utilizziamo questo. 4. Il problema è che se lui adesso ci inserisce nuovamente il veleno, siamo comunque fritti, no? Forse no, forse no. Quindi togliamocelo e carichiamo un po' di furia, obbligatoriamente. Ci ha inserito la debolezza, Dardi Oscuri ci rimuove tutti i buff e noi possiamo fare così. Possiamo fare così, carichiamo la furia e andrei nuovamente di Elisir di rapidità. Così mi metto anche i rigene. È tosta sta fase, è davvero tosta. Ok, per il momento ci ha attaccato solamente in questo modo, quindi possiamo continuare a caricare i nostri PV. Se mi fa danno all'armatura non è un problema. Caricato il potere del suo alleato, quindi del suo eroe, ci toglie i buff, ma duravano davvero poco, quindi non è un problema. Io quasi onestamente mi curerei, così arriviamo alla prossima fase belli carichi. Nel frattempo inseriamo la protezione. Carico un po' di furia nel frattempo. Il massimo che può fare adesso è infliggermi il veleno. Adesso la seconda fase si può dire che è completa. Anche se carico un po' di furia non è un problema. Non l'ha caricata, ottimo, quindi ci mettiamo pure rigene con titania. Carico la furia, ragazzi, carico la furia assolutamente. Seconda fase completa, giusto? Siamo riusciti a metterlo KO in questa seconda fase? Ah, maledetto, maledetto, quindi mi dissipa potenziamenti. Maledizione. Mancava davvero uno sfudo. Se non muore faccio così. Ok, già è una cosa buona. Già questa è una cosa buona. Ha un botto di vita, cioè non ne ha più, ma continua a restare in vita. Neanche si vede più la sua energia, dai. Altro colpetto. Altro colpetto ancora. Oh, finalmente è crollato. È così. Sei più forte degli altri. Sì, sono più forte degli altri. Evidentemente gli altri sono morti malamente nella seconda fase come noi. Cioè, ma più che forte utilizzo le pozioni, cosa che voi non usate. Mi sarebbe piaciuto vederti lottare contro gli oscuri. Forse avresti dato loro del filo da torcere per un po'. Ma no. È tempo di porre fine a questa futile battaglia. Dimmi che adesso non utilizzi più lui, ma utilizzi solo l'altro, perché quello è davvero odioso. L'altro sì, è tosto, tutto quello che volete, ma non mi attacca direttamente il PV. Non mi attacca direttamente il PV. Io mantengo Tristan, ragazzi, mantengo Tristan, perché ci togliamo eventualmente il veleno. Dimmi che attacchi solo con l'altro, per favore. Furia pronta, che la utilizzerà al prossimo turno. Io per sicurezza lo uso adesso, perché comunque il veleno è tosto. Mi metto in rigene e attacco. Attacco, però devo caricare un po' di furia, devo caricare un po' di furia, sennò siamo fritti. Prossima volta, prossimo turno, devo andare di furia. Che fai? Perché lui ci infligge il danno a noi, ci ha messo il veleno e dovrebbe fare tipo anche rigene, dovrebbe tipo attivargli dopo. Direi che per il momento possiamo anche resistere, il veleno non dovrebbe eliminarci, quindi facciamo così. Carichiamo un po' di furia, gli abbiamo tolto più o meno metà vita. È
tosto, è tosto, è molto più tosto rispetto agli altri. Ci sta facendo un bel po' di danno. Però noi adesso facciamo così. Sì, voglio utilizzarla quella pozione solamente in caso di necessità. Ultima pozione che ci rimane, quindi cerchiamo di sfruttarla come si deve. Sì, togliamoci il veleno adesso, così recuperiamo tutto. E adesso lui ce lo rimette, però non è un problema perché comunque siamo full vita. Beh, ce l'ha rimessa anche con questo, quindi si è attivato il rigene. Ci sta facendo un botto di danno all'armatura. Ci sta facendo davvero un botto di danno all'armatura. Attiviamo il rigene, attiviamo i danni critici, carichiamo la furia. Dovremmo resistere però, sapete? Cioè, la seconda fase è stata davvero complicata. La terza fase è molto molto più fattibile. Cioè, sto veleno fa tanti danni, per carità. Sto veleno fa davvero i danni, però possiamo resistere, secondo me. Riusciamo a caricare la furia e riusciamo pure a curarci con Titania. Nel caso, la prossima volta che abbiamo il veleno e siamo in queste condizioni, potrei anche pensare di utilizzare la pozione per fargli un po' di danno in più. E forse la utilizzo, perché comunque il veleno qua ci ha massacrato stavolta. Anche se ha la furia carica, quindi magari la utilizzo dopo. Adesso faccio così con lui. E così con lei. E al prossimo turno ci mettiamo pure un po' di armatura. Sì, ma però hai l'alito pesante. Hai l'alito assolutamente pesante. Cioè, per il momento va bene. Prossimo turno dovremmo ancora resistere con l'armatura. Quindi ci farà del danno col veleno. E poi usiamo la pozione, per sicurezza. Dovrebbe andare bene. Abbiamo la furia pure carica, quindi a posto. Veleno ci fa... Non ci ha fatto tantissimo danno stavolta il veleno. Io non capisco come fa danni il veleno. Non riesco a capirlo. Però sì, adesso faccio in questo modo. Adesso vado di pozione di vitalità. Così ci togliamo il veleno. Mi metto la protezione. Mi metto la protezione e mi curo un attimino con Titania. Direi che è andata, Abbiamo Tristan quasi carico, quindi il prossimo veleno ce lo possiamo rimuovere con Tristan. E lui non ha tantissimi PV. Wow, ragazzi, questo mi ha dato parecchio filo da torcere. Però sì, ormai è andata, dai, andiamo di spada, massacriamolo, forza, dai, forza. Oh, grandissimi, grandissimi, ci siamo riusciti. Ma come? Non può finire qui! Adesso si trasforma e tutto quello che abbiamo fatto è stato vano. No! Sono Lord Kanon! Ho viaggiato in dimensioni remote e sconfitto creature che vanno ben oltre la tua immaginazione! Non hai fatto altro che ritardare la resa dei conti! Ma non puoi impedirla! La prossima volta che ci incontreremo la fortuna non ti aiuterà! Ma quale fortuna? Qua sono state le pozioni, lo dico io, senza pozioni altro che fortuna! Si è incazzato, si è andato nel buco nero, però non sa nemmeno lui dove se n'è andato a sto punto. E dunque, che cosa? Che è successo? A posto. Portale si rompe, si spegne, ecco là del portale. Portale che immagino si aprirà nuovamente con il prossimo aggiornamento, dove andranno ad inserire, spero, un po' di storie in più, no? Ok, abbiamo ottenuto esperienza che effettivamente non so se la daranno dopo o meno. Quindi momentaneamente livello massimo è il 45, e non so se quando sbloccheranno ulteriori livelli avremo una ricompensa di esperienza per tutti quelli che abbiamo superato, ma non credo. Hai combattuto contro Lord Kanon, a caro prezzo hai impedito che attuasse il suo piano diabolico. Per ora ritira la ricompensa. Che cosa abbiamo sbloccato? Ok, questo è buono. Un elmo potrebbe essere parecchio interessante, quindi per il momento raccogliere basta. E spadaccino.
E quasi quasi questa qua ce la andiamo ad inserire. Gli spadaccini d'oca erano sempre pronti per la battaglia. È un costume questo, ragazzi. Una sola spada semplice non era abbastanza, quindi ce ne portiamo una ventina sulle spalle, ci sta, ci sta. Raccogli. Presto in arrivo con il capitolo 17, il covo di Cranon. Grazie per aver giocato, l'avventura continuerà. Ok, ora io avrei ancora dei livelli da completare, ma visto che non so come funziona il fattore esperienza, e questi stage comunque danno parecchia esperienza, quasi non li andrei ad effettuare adesso, ma aspetto che ci sia l'aggiornamento, perché ripeto, sono al livello massimo e sarebbe uno spreco. Già ho completato tipo 2 o 3 stage dal livello massimo, ero arrivato al livello 45, e quindi è tutta esperienza buttata, compresa questa qua che abbiamo sconfitto Lord Cranon. Non so se con l'aggiornamento magari mettono un level up, che ne so, ci portano fino al livello 50 e ci danno un regalo di esperienza secondo gli stage che abbiamo completato senza ottenerla. Sarebbe una cosa gradita, anche perché chi è che si è completato tutta la mappa, quindi che ha completato tutti gli stage, non andrebbe a ricevere questa esperienza, ed è un peccato perché comunque danno parecchia esperienza a sti stage. Non so se lo riesco a vedere da qua quanto esperienza danno, non credo. Sì, qua sopra, 15.000 punti esperienza, questi qua invece ne danno 15.000, e 15.000 immagino anche quest'altro. Sono 45.000 punti esperienza così. E ci saranno altri livelli sicuramente, prima di arrivare qua almeno altri 2 livelli ci sono. E sì, io lascerei il mondo come si trova per il momento. Dunque non potrò raggiungere questa città, ma non è affatto un problema, preferisco mantenermi questi stage così da accumulare un po' di esperienza in più quando ci sarà il level cap, immagino al 50, al 60, insomma quando aumenterà il livello massimo del nostro eroe. Per il momento ragazzi la storia è finita, quindi direi che per Nightwood sul canale attualmente credo possa anche essere tutto. Non so se vi andrò a portare qualche altro video, magari faremo, che ne so, un video veloce, un video spacchettamento, non lo so, fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete vedere un altro piccolo video spacchettamento, quindi andrò ad accumulare un altro po' di risorse, magari farò un video anche dove creo quest'arma unica, spero di riuscire a crearla, mi mancano ancora un bel po' di armi. Vedremo, vedremo. Per il momento io direi che possa anche essere tutto. Sono contento che questo boss sia stato un po' più prepotente rispetto agli altri, ma non il boss in sé, ma il suo eroe che era davvero tosto. La seconda fase è stata davvero davvero complicata. Fortunatamente avevo queste pozioni di vitalità, fortunatamente avevo le pozioni di rapidità per fargli un po' di danno in più. Insomma, grazie alle pozioni siamo riusciti a sconfiggere Lord Cranon, che dice di aver sconfitto creature al di fuori della nostra immaginazione, ma noi abbiamo sconfitto lui, quindi dovremmo essere almeno pari, no? E dunque concediamo a Squall il suo meritato riposo dopo aver sconfitto quest'ultimo cavaliere della furia. Io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!